Salve, in questo video voglio parlare dell'anime Urusei Yatsura. In particolare, nello specifico, voglio parlare della protagonista Ramo, che è quella coi cornini a sinistra. Al centro c'è il protagonista maschile Daruma Roboshi e a destra la dolce amoretta Shinobu Miyake, che all'inizio della storia era la fidanzata di Ataru. Se faccio questo video è per un motivo ben preciso. Infatti, recentemente mi è accaduto un fatto molto spiacevole. È accaduto che in un gruppo sono stata barbaramente offesa e insultata da un tipo inqualificabile. Soltanto perché ho la colpa di essere fan della coppia Daru e Shinobu. Mi voleva anche imporre in modo molto scortese e maleducato di non pubblicare più contenuti sulla coppia, con la scusa che io pubblicavo sempre le stesse cose. Cosa non vera, perché io, anche se pubblicavo varie immagini della stessa coppia, comunque erano sempre immagini diverse. Quindi era solo rosicosaggine la sua. Questo è l'amore. Si è ingrandita la foto. Che non mi è mai piaciuta, sinceramente. La ritengo indegna come protagonista. Ora, al di là del famigerato equivoco del primo capitolo del primo episodio, in cui l'amo fraintende la proposta di Ataru pensando che voleva sposare lei, invece voleva sposare la sua fidanzata Shinobu. Quando l'amo ritorna sulla terra, inizia subito a fare il bello e il cattivo tempo. Infatti, si mette subito a ricattare Ataru, dicendogli che se non accetterà la convivenza con lei. Lei non lo aiuterà con il tassista spaziale, che era successo un bordello con il tassista che accidentalmente era stato richiamato dagli pseudoamici di Ataru. Questo tassista pretendeva una cifra astronomica e faceva sul serio. Infatti aveva intenzione, se non riusciva ad ottenere la cifra che voleva, di prosciugare tutte le risorse terrestri. Quindi Namu sfrutta questa situazione critica per i suoi scopi egoistici. Quindi già qua dimostra la meschina che è. Purtroppo Ataru prova ad opporsi con tutte le sue forze, ma poi per colpa anche dei suoi pseudo amici che lo pure prendono a botte, alla fine capitola e a suo malgrado è costretto ad accettare la convivenza con la Mu. Da quel momento litigherà sempre con la sua fidanzata Shinobu. Guardate la Shinobu in tutto il suo splendore.
Purtroppo non finisce qua. Non, che da sempre non ha mai avuto rispetto per la rivale Shinobu. Non contenta di avergli fregato il fidanzato, si mette anche a burlarsi di lei. La Mu crede che Ataru gli avesse fatto il regalo, quando invece gli ha regalato il fiocco soltanto per bloccare i suoi poteri alieni. Ma lei si pavoneggia. E si burla pesantemente con Shinobu. Si burla pesantemente di Shinobu, facendola arrabbiare e rimanere malissimo. Alla fine, la povera Shinobu scappa in lacrime. Ma è nell'episodio il triangolo che Namu dimostra tutta la sua cattiveria e tutto ciò di cui è capace. Prima si intromette nelle conversazioni telefoniche fra Taro e Shinobu, facendo ingelosire Shinobu. Chiaramente Taro si rompe le scatole. Scusate. Scusate un attimo. Come si può vedere, Ataru ha cacciato Shinobu e ha cacciato l'amo di casa. Scusate, non Shinobu, l'amo. E va a cercare Shinobu. Attimino. C'è la Mu che anche dal lupo continua a interferire nelle comunicazioni. Poi scusate un attimo, vado avanti nel video. Ataru finalmente riesce a convincere Shinobu che non è vero.
che non è vero che ci sta provando con l'amore. Infatti l'amore rosica da morire. Poi per colpa di Lamu sono costretti a interrompere la comunicazione. Scomparso l'aereo è sparito un elicottero. Questa è l'ultima immagine che abbiamo del velivolo. Guardate bene quel ragazzo in basso a sinistra. La volta Tarum Roboci. Mi scusi, direttore, lei che cosa ne pensa di tutta questa strana faccenda? Ecco, vede, la soluzione del problema è estremamente semplice. Guardate bene questa fotografia. Tarum Roboci sta parlando con la sua ragazza quando accade il E fatto. allora? A quel punto la Mu ha inviato una potentissima onda elettromagnetica che ha unito le case dei due ragazzi alla sua astronave. Questo strano triangolo che si è venuto a creare ha portato alla formazione di un enorme buco nero. Che cosa? Un buco nero? Proprio così. E qualunque oggetto capiti là dentro sparisce e va in un'altra dimensione. Ataru, basta con quel telefono, è un'ora che ci stai attaccando. Non mi dare fastidio, io parlo quanto mi pare, capito? Non si risponde così. Niente mi potrà fermare, io vedrò Shinobu a costo di morire. Ataru, figlio mio, vieni qui da me. Che c'è? Prendi questo, è l'impermeabile che io portavo da ragazzo. Ti potrà proteggere dai fulmini di quella donna. Qua va a cercare Shinobu lottando contro i fulmini. E Shinobu fa altrettanto. Come si può vedere, l'amore non si esime dall'usare la violenza. Oltre che l'inganno. Guardate qua, non posso fare a meno di. Alzo l'audio. Ma quanto rosica questa lamu di. Shinobu, è stato meraviglioso sfidare i fulmini per poterti abbracciare. Non esiste nessun ostacolo al mondo che possa fermare il nostro amore. Staremo insieme fino alla morte. Sì, per sempre. Per me voleva finire qua. E infatti ho concluso il video qua. Sarebbe bello finisse qua, ma purtroppo. Aspetta che mi metto altre immagini. Che immagini metto? Si è chiusa quella cartella. Vabbè, dicevo comunque. Come si può vedere, Namu è estremamente cattiva, perfida, subdola e violenta. Non disdegna di usare i suoi sporchi mezzi meschini per arrivare ai fini che le vuole. E purtroppo. Non si fermerà perché dopo che si abbracciano lei provoca con l'astronave una cortina di fumo, precipita con l'astronave e approfittando della confusione della cortina di fumo abbraccia Adaru. Adaru l'abbraccia pensando che è Shinobu, Shinobu li vede, si ingelosisce. Finisce schifo, purtroppo. Quindi,
riesce a vincere. Riesce a vincere lei, ma purtroppo Shinobu e Daru non si rimetteranno mai insieme. Niente, voglio solo voglio far vedere alcune splendide loro immagini. Se ci sono altre immagini, mostro questa. Ma questa non c'entra. Vorrei rendere omaggio anche alla coppia Max e Strawberry, che tutti vorrebbero che Strawberry si fosse messa con un altro. Avrebbero voluto, insomma, che si rovinasse questa bellissima coppia. Solo perché ritengono il rivale, secondo me, solo perché ritengono il rivale Ryan più bello. Sai come funziona? È lo stesso meccanismo accaduto con Namu. Namu è ritenuta, secondo me, a torto comunque, la più bella, e quindi tutti parteggiano per Namu, altrimenti non c'è altra spiegazione. In conclusione, tolgo la foto e ritorno a parlare, a concludere sulla ragazzura. Come si fa a parteggiare, a tifare per l'amore, una che fa cose del genere? Si comporta da ha un comportamento proprio odiosissimo, delle peggiori terze incomode, proprio da nemico, altro che protagonista. Comunque, ho espresso la mia. Vi lascio con questa ultima chicca. Daru fugge con Shinobu per salvarsi alla faccia di Namu che sta per essere travolta dalla giostra. Alla faccia sua, Daru e Shinobu fuggono insieme. E niente. Ciao. Dov'è quella foto? Eccola. Ciao ciao.